Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi parliamo di mal di schiena, un problema comune. Lo facciamo con un grande esperto che è il professor Vincenzo Denaro. Professore, grazie per essere con noi. È direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Professore, un problema comune, 6 persone su 10 ne soffrono, ma alla base di molte malattie che interessano la colonna vertebrale, di cui molti di noi, anche se non per esperienza diretta, conoscono almeno il nome, penso della lombalgia, la sciatalgia, c'è un collasso, una riduzione dei dischi intervertebrali che in qualche modo si asciugano, invecchiano. Professore, che succede e perché? Alla base della maggior parte della malattia coronavertebrale c'è la malattia del disco, che è un ammortizzatore che è fatto dell'80% di acqua, inchiuso attraverso delle fibre che lo tengono ben concentrato, e per questo ha una capacità ammortizzante, capace di sopportare pesi anche fino a 100-200 kg, il disco, perché si distribuisce tutto il carico su tutta la superficie. Certo. Questo disco, quando questa acqua di cui si parla, in effetti sono delle proteine che si chiamano mucopolisaccaridi che trattengono l'acqua. Per motivi i più comuni, primo, sovraccarichi funzionali meccanici, gente che la sovraccarica moltissimo, malattie genetiche, il diabete, l'obesità, sono tutti elementi che possono concorrere, oltre a questo problema meccanico dei sovraccarichi, a cominciare a sfaldare questo sistema, per cui questo sistema, se perde un po' della sua acqua, finisce la sua capacità ammortizzante e collassa, in modo che le vertebre si avvicinano e possiamo avere rotture del disco e avere l'ernia del disco o deformità o scivolamenti vertebrali. Premesso ciò, i trattamenti che si conoscono normalmente sono quelli noti dal punto di vista clinico, trattamenti di tipo conservativo, chirurgico, eccetera, eccetera. Ma qui la cosa interessante è che già noi da più di 20 anni avevamo pensato di intervenire sul disco quando ci accorgiamo che ha perso l'acqua, e questo è possibile vederlo anche da una risonanza magnetica, per cui il disco che compare bianco di colpo compare scuro e è collassato. E lì compare già il Per dolore, professore? In quel questo. Prego. momento? In quel momento compare già il dolore, cioè voi con la risonanza Sì, magnetica certamente, andate. Certo. ovviamente, sì. No, certo. Ovviamente la causa del dolore lombare è enorme. Una delle cause è questa. Spesso non è un solo disco, spesso sono più dischi. E allora abbiamo pensato, se noi prendiamo delle cellule pluripotenti, come le cellule staminali, mesenchimali, che sono le cellule da cui nascono le vertebre, l'osso, eccetera, e li iniettiamo in questo disco, che cosa può succedere? Succede che abbiamo cominciato con il lavoro in laboratorio e si è visto che queste cellule stimolano le cellule del disco a produrre altre cellule, a produrre la sostanza che trattiene L'acqua. l'acqua. Poi siamo passati, tutte queste cose sono mediate da programmi di ricerca nazionali, anche internazionali, che abbiamo vinto nel corso dei 20 anni. Siamo passati dall'animale di grossa taglia e si è visto che anche su un animale abbiamo indotto prima una malattia del disco e poi la rigenerazione. E quindi adesso su una serie di programmi di ricerca europeo, innanzitutto, in cui siamo stati l'unica struttura accreditata, e poi il Ministero della Salute e dell'INAIL, l'Istituto Nazionale dei Laboratori, che ha una gran quantità di ricadute economiche terribili sui lavoratori anche in età giovanile. Giovanile. Abbiamo vinto questi programmi di ricerca e già abbiamo prodotto sull'uomo una serie di studi di più di 100 pazienti con un follow-up ancora di 1 anno e mezzo, ma arriviamo ai 2 anni, in modo che questa tecnica possa anche diventare di uso routinario. Che succede? Si prendono le cellule staminali dell'individuo e queste si tirano fuori dal midollo osseo dell'individuo, che per esempio la crestiliaca è una zona che è ricca di questo midollo osseo, in cui ci sono queste cellule. Queste cellule vengono isolate, poi vengono espanse in laboratorio, e quando abbiamo un numero di cellule che siamo attorno ai 10-12 milioni dello stesso individuo, si iniettano nei dischi di questi che sono malati. E È abbiamo come una visto che squadra specializzata che va a riportare in salute. ovviamente viene fatto sotto controllo in sala operatoria, in anestesia locale, sotto controllo di apparecchiature che ci
condizionano a poter metterle giustamente dentro il disco e i risultati sono molto confortevoli. La novità nuova, nuova è che si è visto che non basta utilizzare cellule staminali, ma se noi abbiamo delle cellule staminali possiamo prendere una parte che le cellule stesse hanno, si chiamano vescicole, e Sì. iniettiamo le vescicole anziché tutta la cellula e i risultati sono ancora buoni. Un altro passo avanti ancora, noi abbiamo selezionato le cellule del disco che sono condrociti, cellule cartilagine, e abbiamo preso le vescicole delle cellule del disco e in laboratorio iniettate, messe accanto al cellule del disco, danno una rigenerazione. Questo che abbiamo già pubblicato da pochi mesi significa che se questo va avanti non ci sarà più necessità di problemi di tipo etico di prendere le cellule dell'individuo, espanderli, Basteranno le eccetera, eccetera. vescicole. Saranno le cellule del disco stesso. Certo. Questo è il futuro. Ora, il fatto che le cellule soffrono, non c'è soltanto la selezione del paziente, non viene soltanto fatto con la risonanza che fa vedere i dischi che sono un po' più neri e collassati, ma ci sono delle tecniche, dei programmi di risonanza magnetica che addirittura ci fanno vedere qual è il disco a cui si ascrive il dolore. Perché ci sono con una spettrometria particolare, si riesce a vedere quale di questi dischi sono ammalati e quali sono quelli che In stanno cui male. Perché? intervenire in modo preciso, si parla sempre di medicina di Sì, precisione, in esattamente. cui voi È individuate il tessuto da l'elettivo. cui origina il dolore. Sì, esattamente. Queste un po' sono le Senta, novità. professore, grandi novità, una grande ricerca, grandi successi e riconoscimenti anche a livelli internazionali, ma parliamo di tempi, professore, perché I di tempi tempi. dell'utilizzo. Sì, tempi di medio al Attualmente letto del paziente, alla schiena del chi viene, paziente. si arruola nel nostro programma di ricerca perché siamo autorizzati soltanto per ora a fare in ospedale e su un'autorizzazione elettiva. Chi viene normalmente, se non ha controindicazioni, obesità, diabete, malattie sistemiche, cardiologiche, eccetera, questi vengono esclusi, o persone molto anziane. Qui siamo nella range tra i 20 e i 60 anni, più o meno. Le persone che possono essere arruolate, vengono arruolate subito. Quando noi, alla scadere dei 2 anni, consegneremo questi risultati al Ministero della Sanità, si auspica che questa tecnica possa essere considerata con il cosiddetto DRG, quello che paga la mutua per ogni intervento, e poterlo fare come una tecnica routinaria. Quindi, dal punto di vista del nostro ambito di ricerca, chi vuole può contattarci e vedere se può essere arruolato ora. E speriamo entro un anno o due di poter avere una tecnica già riconosciuta e metterla a A disposizione. disposizione di tutti, delle schiene dolenti e doloranti a causa di questo problema, del problema degli dischi intervertebrali. Professore, come selezione del paziente, come viene fatta? Mi sembra che sia importante come aspetto. Non devono naturalmente avere malattie sistemiche, diabete, obesità, Gli indici di, diciamo, le caratteristiche che ci portano all'esclusione sono sì, quelle delle che lei ha malattie detto. d'organo, quindi diabete, vascolopatie, problemi Certo. epatici o malattie, per esempio malattie reumatiche, in cui l'individuo fa già un sacco Ma di quanti altri farmaci. trattamenti saranno necessari, ad esempio, una persona, mettiamo, di 40-50 anni, con che ha questi dischi intervertebrali spuri? Uno Una sola volta, sì. solo e risolve il problema. Sì. Ecco, è necessaria poi una riabilitazione o le vescicole Poi è vengono. stata fare una profilassi per non peggiorare, insomma, si danno degli stili di vita, della fisioterapia, Certo. l'utilizzo anche di corsetti per i lavoratori, nell'attività lavorativa. Ovviamente i risultati che abbiamo sono risultati ancora con un follow-up di 1 anno e mezzo, e diciamo che 3/4 delle persone ne beneficiano, Certo. Quindi assolutamente. noi, professore, noi aspettiamo da lei notizie e come sempre buone notizie. Va Ci bene? teniamo. Buon lavoro, Risentiamoci in grazie. qualche mese. Sentiamoci Grazie. presto. Grazie professore, grazie per la Arrivederci. chiarezza e la ricerca. Grazie.